bussavano alle porte delle persone, le esaminavano e cercavano di portare a termine i loro piani che molto spesso terminavano con qualche furto in appartamento. Era questo il modus operandi di una giovanissima coppia croata, lei appena diciottenne e lui di soli 13 anni. Ben vestiti e dall'aria rassicurante, cercavano di conquistarsi la fiducia della propria vittima per magari entrare in casa e poi, quando è arrivato il momento opportuno, mettevano anche le mani su qualche oggetto di valore per subito scappare. Ieri pomeriggio però la baby band è stata scoperta dalla polizia in via Anfuso a Ragusa, intenta a perlustrare la zona e in cerca della prossima vittima. I due, dopo un accurato controllo, sono risultati di origini croate, entrambi domiciliati a Catania nel campo nomadi. Sulla giovane donna pendeva inoltre un mandato di cattura per esecuzione di carcerazione. In particolare, doveva espiare 8 mesi e 29 giorni di reclusione per una pregressa vicenda di furto. Dopo opportuni contatti con l'autorità giudiziaria, la ragazza è stata condotta presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Quanto al ragazzino, minorenne, da una verifica nel sistema d'indagine è risultato un rintraccio per allontanamento dalla comunità di accoglienza dei minori di Palermo. I due giovani sostenevano di essere cugini e di trovarsi a Ragusa per cercare indumenti usati bussando alle porte delle abitazioni private. Peccato però che al momento del controllo indossassero capi evidentemente griffati, facendo quindi insospettire le forze dell'ordine. L'intensificazione strategica dei servizi di controllo del territorio, realizzata tramite le pattuglie del comparto prevenzione, continuerà nelle prossime settimane al fine di scoraggiare soprattutto attività predatorie e individuare soggetti sospetti con chiare intenzioni criminose.